con uno sguardo di speranza verso un Mediterraneo di pace ma anche di condivisione planetaria. Con questo messaggio si è aperto il meeting della cittadinanza piena universale promosso dalla Fondazione Opera Beato Bartolo Longo di Latiano, giunto alla 20ª edizione. A fare gli onori di casa il sindaco Mino Maiorano, che ha richiamato il forte legame tra la comunità latianese e quelle di Pompei. L'arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo, ha rivolto a Don Franco Galiano, presidente dell'Opera Beato Bartolo Longo, un lungo messaggio. Pompei come Latiano, ha detto l'arcivescovo, e città di pace. Monsignor Caputo ha richiamato una pace che reclama una responsabilità vera perché uno spiraglio c'è sempre. Sono pervenuti anche i messaggi del cardinale emerito di Palermo De Giorgi, già vescovo della diocesi di Oria, e del vescovo Monsignor Vincenzo Pisanello. Non sono mancate le riflessioni nella prima giornata di Don Giacomo Lombardi e di Madre Angelica Bruno, madre superiora della Congregazione delle Suore Domenicane di Pompei, della comunità di Latiano. L'avvocato Augusto Conte ha parlato della giustizia riparativa penale nel solco dello spirito di Bartolo Longo. La Fondazione Opera Beato Bartolo Longo opera da oltre 40 anni sul territorio, in diversi ambiti, dalla psichiatria alla famiglia, dai minori alle politiche sociali.